Inaugurata all'Antiquarium di Bosco Reale, la mostra Il villaggio protostorico di Lungola, allestito al piano superiore del museo, è in programma fino al 18 gennaio 2020. Per la prima volta sono esposte al pubblico due piroghe monossili rinvenute nel villaggio e alcuni esemplari di mangiatoie per animali a ruote di carro. Viva testimonianza della vita quotidiana degli abitanti di Lungola, l'unico insediamento perifluviale ritrovato in Italia meridionale, frequentato dalla media età del bronzo fino al VI secolo a.C. Un'altra storia. Oggi raccontiamo un'altra storia, non solo quelle delle città vesuviane sepolte dall'eruzione del 79 d.C., ma una storia molto più antica, una storia di questo villaggio protostorico lungo il Sarno che ha restituito dei reperti eccezionali proprio per questa particolare presenza, per la particolare presenza dell'acqua che ha permesso di conservare oggetti in materiale deperibile e soprattutto le tre piroghe, di cui qui esponiamo le prime due, che danno tutta una serie di elementi per ricostruire anche l'economia di questo villaggio, che era un villaggio lacustre, si sviluppava con capanne, su isolotti, in mezzo all'acqua, in mezzo a canali. E queste piroghe, una di queste ha per esempio restituito la presenza di frutti di bosco, cereali, quindi una serie di elementi che ci raccontano anche l'economia, ma anche la presenza dell'Ambra che proveniva dal Baltico, quindi un insediamento che era legato alle vie di comunicazione fluviale e che era al centro di una serie di rapporti, di relazioni con i popoli vicini. La mostra sul villaggio protostorico di Longola nasce dall'idea di esporre i due reperti eccezionali che possiamo ora ammirare e sono restituiti alla pubblica fruizione, vale a dire le due piroghe rinvenute nel sito protostorico di Longola. Qui ne vediamo solo due, in realtà sono tre, sono veramente tre reperti eccezionali, non solo per l'Italia meridionale, dove sono appunto unici, ma in generale, insomma, per la storia della campagna protostorica e per la protostoria italiana. La sala si struttura quindi lasciando una sezione dedicata proprio a queste due imbarcazioni e con altre due vetrine che invece illustrano attraverso i reperti rinvenuti nel corso degli scavi fra il 2000 e il 2011 le attività quotidiane, le attività di sussistenza e anche le produzioni specializzate che contraddistinsero questo importantissimo centro della Valle del Sarno. Le attività quotidiane sono quelle di sussistenza, legate quindi alla caccia, alla pesca, all'agricoltura e quindi abbiamo proposto nelle vetrine strumenti legati a queste attività, ami da pesca, pesi da rete, da pesca, lance, coltelli, punte di freccia, strumenti per la lavorazione dei campi. E poi ci sono molti, molti manufatti legati alle attività quotidiane, la ceramica principalmente, con i vasi dedicati alle varie attività quotidiane.